Ehi gringo, ehi gringo, la mascherina. Questi giorni qui vi dico che è stata utile la mascherina. Faceva un caldo, guardate, per asciugarsi qui. Mamma mia, se non c'era la mascherina prendevo un'insolazione. All'interno qui, che poi è tutto aperto, dove devo avere la mascherina. Il cameriere, quello lì, il barista ce l'ha, c'è la finestra. Però quello fuori no. I clienti qui non ce l'hanno, cioè il Pippo Virus a seconda delle zone c'è. Ora, informazione reale sul discorso utilizzo, uso, visto molti che dovranno magari venire alle Baleari, mi chiedono, ehi gringo, la mascherina, allora si usa, non si usa, obbligatoria, non obbligatoria, com'è la situazione qua? Allora, situazione di un caldo assurdo, e quindi vi posso garantire oggi, primo giorno che c'è un po' di postia. Ma c'è un caldo assurdo. Allora tecnicamente dovresti metterla anche in giro, ma praticamente si schiatta, cioè qua c'è, ragazzi, schiatta, qua ci sono due, vedete che non ce l'hanno. Allora sono un po' fiscali se entri nei negozi, non so, quello lì non, per esempio, non ti rompe le scatole, questa è una linea, ti rompono le scatole, lì non ti rompono le scatole, questa ragazza che lavora al supermercato ce l'ha, questa ragazza che lavora qui per esempio al supermercato ce l'ha come bavaglio. Allora qui la situazione è di, allora, negli hotel al chiuso diciamo che devi metterla, però vabbè, l'unico che rompe un po' le balle è il vigilante. Se no vabbè, non è che molti, vabbè, ovviamente la mettono, ci sono inglesi, tutti la mettono, vabbè, spagnoli, vabbè, quello che è. A mangiare devi mettere la mascheriglia, ti siedi, togli la mascheriglia, vai a prendere a mangiare, metti la mascheriglia. Ehi gringo, ma mascheria, por favor. E quindi questa qui è la situazione. In giro la sera, boh, allora, Sant'Antonio quasi tutti non hanno la mascheriglia in giro, piedi, anche se ci sono. In centro c'è molto più mascheria. Bah, polizia vedo che passa via, non dice niente. Anche a piedi, diciamo che è comprensiva non rompere scatole. Anche perché, ehi gringo, la mascheria! C'è molto distanziamento sociale, non c'è qua nessuno praticamente. Quindi non è che la gente è attaccata. Poi in spiaggia, vabbè, non c'è la mascherina. Ehi gringo, la mascheriglia! Però c'è gente che arriva fino in spiaggia con la mascheriglia. Ma teoricamente al Calabassa Beach Club, quando sali c'è scritto usare la mascheriglia, ma la usano solo quelli che lavorano, poveretti, i camerieri, la sicurezza, mamma mia. Sti giorni qua si schiattava, non vorrei essere nei loro panni. E anche quel parcheggiatore, ma la gente lì non la mette la mascheriglia. A parte qualcuno che, ripeto, arriva e c'è la mascheriglia anche fino a un centimetro che si siede in spiaggia. Poi ho visto alcune che sono sedute più isolate, ce l'avevano, proprio l'hanno tolta all'ultimo momento, però fondamentalmente in spiaggia nessuno ha la mascheriglia. E in giro, ma ho visto locali con la mascheriglia, anche da soli. C'è un poveretto, l'altro giorno un pensionato, anche su una carrozzella, che era lì seduto a 35-36 gradi a vedere le macchine con la mascheriglia da solo al semaforo. Ho detto, minchia, io schiattavo solamente al pensiero di mettere qui. E quindi vedi in giro anche, non lo so, gente che va a fare la spesa da sola, che cammina alla strada con la mascheriglia, completamente da sola. Questa qui è la situazione, quindi una situazione di più o meno, diciamo, di obbligo nei locali chiusi, quindi nell'hotel, nella parte chiusa, poi togli la mascheriglia, se stai nelle piscine togli la mascheriglia, non c'è la mascheriglia, se entri dentro hai la mascheriglia, se sei al bar tu non ce l'hai ma però il barista ce l'ha, se entri a mangiare metti la mascheriglia, togli la mascheriglia. Ehi gringo, la mascheriglia, por favor! Mascheriglia che ti danno all'hotel te ne danno quante ne vuoi di mascheriglie. Dicevo, ho rotto la mascheriglia, me la dai? E questa qui è la situazione mascheriglia, quindi in giro, adesso si è girata, adesso, anzi adesso è venuto un po'
di nulla, c'è un affa disastroso, cioè adesso veramente non riesci a respirare, quindi più o meno in giro tutti non ce l'hanno qua, in giro i turisti veramente pochissimi. La devi tenere a esposizione se devi entrare in qualche locale. Ok? Ehi, gringo, la mascherina, por favor!